Uno dei materiali con i quali si ha più frequentemente a che fare nel mondo del restyling è proprio il metallo. Con questo materiale spesso sono fatti lampade, lampadari, applique come questa e le maniglie dei mobili. La differenza in qualità e durata del lavoro, come sempre, la fanno le fasi preparatorie, nel senso che la durata di un lavoro dipende da quanto bene si è preparata la base ad accogliere il colore. Generalmente, lampadari, applique inferriate sono quelli più semplici, anche perché vengono maneggiati più raramente, mentre altri oggetti come maniglie, pomelli, vengono toccati molto spesso e su questi materiali risulta piuttosto ostico far rimanere, permanere il colore. Prendiamo come esempio questa applique in ferro battuto. È un lavoro che sto eseguendo su commissione per una mia cliente, alla quale non piace questo colore così scuro che va ad incupire e non si addice assolutamente al soggetto floreale. In questo caso, come per alcuni tipi di lampadari, bisogna lavorare con cautela perché ci possono essere parti fragili o comunque molto delicate. Per prima cosa è importante pulire bene con un panno di microfibra inumidito con alcol denaturato. Poi, come dicevo, è molto importante anche preparare il supporto. Esistono primer universali specifici per metalli in versione spray. Li riserverei personalmente anche ad oggetti come soprammobili, basi, lampade o comunque tutto ciò che è poco soggetto a frizione manuale. Per pomelli, maniglie e comunque parti soggette ad usura, preferisco scegliere un buon primer specifico per supporti difficili, lo stesso che ho utilizzato nel video della cucina, che per stare sul sicuro può essere usato in qualunque caso. Inizio ad applicarlo con cura sul mio soggetto, che possono essere maniglie, pomelli o sull'applique. Lo faccio fin dove riesco ad arrivare da questa posizione in cui si trova l'oggetto, poi lo lascio asciugare. Mi raccomando, va rimescolato molto accuratamente prima dell'uso. Una volta che è semplicemente asciutto al tatto, giro il mio oggetto e completo le parti che non ho raggiunto dalla posizione precedente. Se mi accorgo che si sono formate delle sgocciolature, le elimino subito con la punta di una spatola finché il primer è ancora relativamente morbido. Lascio a questo punto asciugare alla perfezione per 12 ore. Poi, se il mio oggetto è in ferro, vado a stendere una seconda mano. Sul primer perfettamente asciutto, inizio a stendere lo smalto all'acqua del colore scelto. Sicuramente ci sarà bisogno di stenderne due mani per coprire alla perfezione. Solitamente sono abituata a carteggiare il primer, a levigarlo con una spugna abrasiva finissima. In questo caso, la delicatezza di queste foglie, di questi petali, mi fa desistere dal compiere questa operazione per evitare di danneggiare. Tanto comunque si tratta di un oggetto non sottoposto ad usura, al massimo verrà spolverato appunto con un piumino.
Mentre dipingi fai sempre molta attenzione, ancora una volta, alle sgocciolature. È facile che si formino su superfici così complesse ed articolate. Qualche piccola bava di colore è un'imperfezione che si tollera, è accettabile ed è anche vista come segno di manualità del lavoro. Troppe sgocciolature invece sono proprio sintomo di trascuratezza. Terminato di stendere il colore di base, passo alle sfumature per valorizzare l'applique. Preparo sulla tavolozza i colori e li miscelo per ottenere due tonalità per ogni colore che ho deciso di utilizzare. In questo caso parto dal rosa. Applico col pennello il rosa chiaro sui bordi dei petali, sfumando dal bordo verso l'interno. Per sfumare ulteriormente mi aiuto anche con un pennellino più piccolo bagnato in acqua. Con la tonalità più scura, poi, una volta che il rosa chiaro è asciutto, ricopro solo l'estremità dei petali. Questa stessa operazione la svolgo anche con tutti gli altri colori, con l'accortezza ogni volta di adeguare la dimensione del pennello a quelle del dettaglio da dipingere e vado avanti fino a completare il lavoro. Anche per pomelli e maniglie, dopo il primer, si stende lo smalto all'acqua del colore desiderato. Se per te è molto importante la resistenza di questo lavoro, qualunque sia la tecnica che hai deciso di adoperare per il tuo mobile, sulle maniglie utilizza uno smalto. Sotto un uso molto frequente, soprattutto in pomelli e maniglie, dopo qualche tempo tornerà a vedersi nuovamente il metallo sottostante perché le pitture si consumano dall'usura. Personalmente devo ammettere che questo effetto non mi dispiace affatto, anzi lo trovo piacevole.
Si può decidere di ritoccare, ridipingere di nuovo, oppure lasciare l'effetto scrostato, soprattutto se il mobile o l'arredamento è in stile shabby chic. Ora vuoi sapere tutto sul mondo del restyling e della decorazione? Sul portale manodopera.tv trovi i videocorsi completi su tantissime tecniche. Manodopera.tv, un buon lavoro inizia da buone basi.